Ok, allora, buongiorno ragazzi, questa rubrica che faremo da oggi si chiamerà, quello che poi è successo a me negli ultimi 5 anni, si chiamerà un emigrato di origine italiana all'estero. Dunque, noi siamo emigrati in due, siamo emigrati in Inghilterra, che sono ormai 5 anni fa, era settembre del 2013. Siamo emigrati, avevamo più di 40 anni tutti e due, non è stato facile. Oggi è più facile, non è mai facile, comunque è una vita abbastanza normale. Non è che voglio dare consigli a nessuno, quello che voglio fare è magari raccontare la mia esperienza per far capire a chi ha intenzione di emigrare quello che secondo me si deve portare dietro a livello interiore e come aspettative. Posso parlare solamente per quanto riguarda l'Inghilterra, non vi posso spiegare di altri posti perché non vi so dire. Quindi vi posso parlare solamente dell'Inghilterra. Quindi, come prima cosa, se avete intenzione di emigrare, vi do un consiglio. Emigrate, se emigrate, dovete focalizzare il motivo per cui emigrate. Pensare bene al motivo per cui emigrate, perché poi quando sarete all'estero, ci saranno momenti difficili, quello sarà poi l'unica fonte, l'unica sorgente di forza, l'unica fonte di volontà e di forza di resistere a cui vi potete appellare. Quindi, se dovete o se volete emigrare, non dimenticate mai il perché l'avete fatto, il perché volete fare, il perché lo farete. Quindi, nel mio caso è stato che mi sono ritrovato a 40 anni e per via dell'articolo 18 legge Fornero, bla bla bla, tutta questa serie di storie che c'erano e che ci sono ancora, praticamente è successo che mi hanno licenziato per motivi economici, mi hanno pagato per mandarmi via, io ero responsabile della manutenzione in un'azienda di imbottigliamento abbastanza importante, e quindi mi sono ritrovato a 40 anni in un paese dove dopo 25 anni di esperienza lavorativa, essendo arrivato a un punto della carriera dove potevo anche affermare tranquillamente di essere abbastanza soddisfatto, mi sono ritrovato che era tutto stato inutile, tutto buttato via. Quindi non me la so non me la so sentita più di ricominciare o di riprovare a ripartire da dove mi hanno fermato, in un paese dove da oggi al domani, perché così è successo, anzi dalla mattina alla sera per essere precisi, perché sono rientrato a lavorare dopo pranzo, era un giovedì, mi hanno chiamato in ufficio, tra l'altro prima di Pasqua, il giovedì proprio prima di Pasqua. E mi hanno detto, sai, non ci sono altri modi per dirtelo, sei licenziato. Dopo tutte le trattative, eccetera, eccetera, però questo è stata una cosa che mi ha fatto talmente tanto male che abbiamo deciso con la mia compagna di provare un'avventura da un'altra parte, perché poi quello, il mio pensiero alla fine è stato, volevo dire, peggio di così non può essere, no? Quindi effettivamente per questa ragione. Quindi questo è una delle cose per cui secondo me chi emigra si deve ricordare il perché, perché verranno momenti difficili, come vi spiegheremo, come affronteremo, vi spiegherò più avanti, perché cercherò di dividere in capitoli o in piccoli spezzoni, insomma, di film di circa 5 minuti l'uno, 5-6 minuti l'uno, per affrontare tutte le peripezie e tutte le differenze che ci sono poi tra l'altro dall'Italia a comunque l'Inghilterra, e passo passo quello che bisogna fare per inserirsi in una società inglese che ha comunque delle situazioni, dei modi di vedere anche le situazioni lavorative completamente diverse da quelle dall'Italia. Non meglio, non peggio, questo non sta a me a dirlo, dipende poi dalle piccole, dalle micro realtà, però sicuramente diverse. Quindi capitoli
questo diciamo che è come preludio. Vi ringrazio per l'attenzione, nel prossimo video parleremo di come arrivare qua, quello che c'è da fare, quello che è meglio preparare prima e quello che bisogna fare immediatamente appena arrivati qui in Inghilterra. Per ora vi ringrazio, ciao!